Non mi dire niente, ma che c'hai i nervi proprio a 3.000, cioè, ma... Perché fai così? Perché fai così? Non lo sapevi? Non si sa che quando un uomo si sposa perde la propria indipendenza? Perché ti sei sposato? Però io te lo sto dicendo, stai permettendo a tua moglie di fare cose che nessuna donna si dovrebbe mai permettere a fare. Io lo capisco, va bene che non ti fa andare più a giocare a calcetto, va bene che non ti fa vedere gli amici, ma no, che pure per venire a lavorare ti devi inventare la scusa. Non ce la faccio più, oggi abbiamo toccato il fondo. Oggi per venire a lavorare l'ho dovuto inventare che andavo dall'amante. E mi ha detto pure non ti credo, tu stai andando in ufficio. Alla fine ho giurato, spergiurato, ho detto ti giuro che sono andato a fare l'amore con un'altra. Un poco mi ha creduto, quindi sbrighiamoci, c'ho 2-3 minuti, lei lo sa quanto tempo ci metto io. 2-3 minuti? Compresi i preliminari, eh. Che iniziano quando ci tocca. Vabbè, comunque, allora. Senti qua, cioè, è inutile che tu aspetti che io me ne vada per combinare delle porcate. Dimmi subito che cos'è questa porcata che ieri notte non c'era. Che cos'è questa porcata? Che cos'è questa porcata? Che sei sordo? No. Allora che cos'è questa porcata? Non mi viene la parola. Non ti viene la parola? Lo vuoi fare o non lo vuoi fare questo ponte di Messina? Se non lo vuoi fare me lo dici, che scriva Berlusconi e ce ne andiamo tutti a casa. Ma lo vuoi capire che il ponte è un'opera importante per noi siciliani per dimostrare ai milanesi che ci hanno sempre criticato che noi abbiamo capito che è una cosa pubblica e di tutti. Quindi ti avevo chiesto, nessun favoritismo. Non ho fatto favoritismi. Non hai fatto favoritismi? Allora che cos'è questa porcata? Non mi viene la parola. Te la faccio venire io? Cioè sul ponte ci hai messo l'autogrill. Ma sei un ignorante! Non lo sai che da quando siamo entrati in Europa dobbiamo mantenere il 3% del patto di stabilità? Dimmi la verità. Mio cugino ha saputo che ho vinto l'appalto, ma ha chiesto un posto di lavoro. Che gli devo dire, Valentino? Metti dire i miei panni le cavallette, non è colpa mia. Non interessa niente di tuo cugino. Valentino, mio cugino si è comprato la BMW nuova, ancora la deve pagare. Non mi interessa. Deve pagare il mutuo della casa. Non mi interessa. La moglie ha voluto la smart, la felice divisione, la casa a mare, il comune, il canotto, la pentola a pressione, i cavalli a vapore. Non mi interessa. Solo il sussidio di disoccupazione piglia mio cugino. Non, se lo fa aumentare. Ma già 8 milioni al mese, quanto deve prendere? Problemi suoi! Problemi? No! A me il ponte non me lo tocca nessuno, forse non si è capito. Io col presidente devo fare bella figura. E come fa, mio cugino? Come fa? Non lo so. Comunque se ha bisogno di soldi, fa quello che ho fatto onestamente io per una vita, se ne va a rubare. Hai capito? Ah, mio cugino sarebbe andato a rubare come... mio cugino che c'ha una BMW e 3 bambini. Non mi interessa niente della BMW, hai capito? Sì? Non mi interessa. Vedrei. Ora lo chiamo subito, gli dico subito, pia la BMW, ci infili i bambini e li porti subito dal concessionario. Ora ti faccio vedere io e non mi deve fermare nessuno. Va bene. Grazie, mi ha commosso. Te lo metto l'autogrill, grazie, va bene? Grazie. Però sappilo, per colpa tua devo tagliare le palme nane. Per colpa tua. Allora, Valentino, renditi conto che stai esagerando. Stai mettendo ettari ed ettari di palme nane. Dobbiamo integrare il progetto col progetto più grande che è la natura. No, tu stai integrando il Mediterraneo col progetto più piccolo che è la palma nana. Ma dimmi la verità, ma che pigli un euro a palma nana? Non dire queste porcate da Prima Repubblica, hai capito? Perché noi siciliani siamo cambiati. E questo i milanesi che ci hanno sempre criticato lo devono capire, perché se noi siamo cambiati anche loro possono cambiare e tutto il mondo può cambiare. Che cos'è questa porcata di qua? Fai schifo, Valentino, fai schifo, sei un essere repellente. Cioè a me mi hai fatto 3 ore di manfrina per 2 soldi di autogrill che non ha neanche spizzico e poi tu vieni a fare questa porcata. Fai schifo, sei un essere repellente. Lo vedi se ti sputo, non ti piglio, perché sei idrorepellente. Che cos'è questa porcata di qua? Non è una porcata. Hai ragione, non è una porcata, perché sei riuscito a fare 2 porcate in una. La prima porcata è che hai messo sul ponte l'asilo nido. Ma la cosa più schifosa è che hai chiamato l'asilo nido la palma nana. Dimmi subito per chi è questo asilo nido, altrimenti dica a tutti che c'è Tremonti che insegna ragioneria. Parla! Mia figlia, il sangue del mio sangue, mi ha detto che quando è grande vuole insegnare. Salvo, ti prego, se non gliela faccio io la scuola, ma questa quando insegnerà mai? Non me ne frega niente di tua figlia. Non te ne frega niente di mia figlia? Completamente. Ah sì, che poi il cattivo, che cosa fai che faccia che la chiamo? La chiamo e le dico figlia mia, il ponte è una cosa pubblica di tutti tranne che mia. Questo vuoi che faccia? È inutile che fai il cattivo perché la sto chiamando. La sto chiamando e glielo dico. Prendi l'asilo nido, lo metti nella BMW e lo porti al concessionario. E non ti devi... La sto chiamando, non ti preoccupare. Non mi deve fermare nessuno. Pronto, tesoro?
Ciao papà, sono. Come papà chi? Io, amore? Sì. Senti, amore, ti volevo dire una cosa. Te lo ricordi quell'asilo nido che ti avevo promesso sul ponte? Amore, non te lo posso mettere più, gioia. Dai, smettila di piangere in questa maniera che mi spezzi il cuore a me e alle persone che mi stanno accanto. Finiscila. Che cos'è questo rumore? Non ti sbattere la testa al muro, amore. Smettila e non dire queste cose, perché tu da grande la prostituta non la farai, hai capito? Perché questo telefono è senza credito da 2 anni. Io gliel'ho detto, se lei non l'ha sentito che ci posso fare? Ma vergognati, proprio sei un pusillanime, tieni qua, te lo metto io l'asilo nido per farti capire che sono diverso. No, per fare capire ai milanesi che noi siamo cambiati. Allora, stai tutto il santo giorno da 2 anni a questa parte a parlare solo di palmenane e milanesi, milanesi e palmenane. Almeno per oggi evitami i milanesi. Ma te lo dico pure per te. Dillo, per me, basta con i milanesi. Tutto il santo giorno palmenano e milanese, non ne posso più. Lo devono capire, complicato, lo devono capire. Andiamo a cose più importanti. Andiamo a cose più importanti. Dove mi hai sistemato tutte quelle cose che ti avevo chiesto io? Qua, questa macchia qua è tua. Cioè, mi hai ammassato 280 villette tutte qua. E dove te le devo mettere? Ti avevo detto spargile per il ponte, le ho vendute vista mare io le ville. E le palmenane dove le metto? Basta con queste palmenane, mettile una sopra l'altra e fai una palmavera magari. Tu arriverai. Te lo dico io, appena finiscono loro. Fammi finire di applaudire e te lo faccio vedere. Loro chi? Loro in generale. Tu arriverai a farti criticare dai milanesi. Non esistono i milanesi. Esistono. Si sono estinti insieme ai brontosauri. No. Sì, ne sono rimasti 3. Questi 3 non scendono. E se scendono? Metto una torretta a Reggio Calabria, uno col fucile, 3 pallottole e li eliminiamo. Continua così. Anzi, siccome sono precisi, capace che scendono in fila e con una pallottola sola risparmiamo pure. Continua, figlio della prima repubblica. Nipote della monarchia. Continua. Non ne posso più. Tutto il santo giorno, palmenane e milanesi, milanesi e palmenane. Certo. Ormai mi sogno i milanesi aggrappati alle palmenane. Già li sento che cantano, mia bella palmenana. Tu forse non l'hai capita, non lo vuoi capire, che il ponte fondamentalmente a noi siciliani non ci serve. Se lo stiamo facendo è soltanto così per bella... Non hai capito che il ponte invece è fondamentale per noi siciliani. Perché? Perché appena faranno il ponte, disoccupati in Sicilia non ce ne saranno più. E perché? Perché vedono il ponte e se ne vanno. Il disoccupato è così per carattere, appena vede un ponte se ne va. Se tu queste cose non le sai, fai fare a me che ho fatto pontologia. Lo dice il teorema del disoccupato. Dato un disoccupato, costruitegli un ponte sul catetere dell'ipotenusa e lui se ne va. Il corpo di un disoccupato riceve una spinta dal basso verso l'alto pari alla lunghezza del ponte stesso. Se tu queste cose non le sai, fai fare a me. A Venezia ci sono disoccupati? No. Perché è pieno di ponti. Ma poi a domandare, a dire ma come mai stiamo facendo 2 corsie? Non ti accorgi che ci sono 2 corsie? Che ne so perché ne so. Tu alzi la mano quando è così e domandi. Perché stiamo facendo 2 corsie? Però non ti arrabbiare. Perché stiamo facendo 2 corsie? Questa corsia è dedicata ai disoccupati. I disoccupati vedono la corsia a loro dedicata, si incamminano e pian pianino, trotterellando, se ne vanno. Questa corsia invece è per i turisti. I turisti vengono, scendono in Sicilia, stanno un poco, visitano, girano, poi non hanno niente da fare, diventano disoccupati e risalgono dall'altro lato. È un lavaggio, capito? Turisti disoccupati, disoccupati turisti. Un riciclo, un riciclaggio. Allora, il ponte serve per il riciclaggio. Quante volte lo dicono anche in televisione? Attenta al riciclaggio, attenta al riciclaggio. Perché vogliono che sia fatto bene, capito? Lo faremo bene. Va, andiamo a cose più importanti. Abbiamo capito che all'inizio i soldi ce le danno. Se Dio vuole. No, vuole, ha detto che ce le dà.
Poi tu hai avuto questa bella pensata di fare la campata unica. Ma io scherzavo. Si vede a occhio nudo che non ci arrivo dall'altra parte. Come faccio? Voglio un pilastro nel mezzo se non ce la faccio. Sono problemi tuoi. Problemi miei. Problemi tuoi. Che faccio? Mi tiro la Calabria. Se sono problemi miei, tanti in Calabria sono tutte cose sott'olio, scivola meglio. Io te la risolvo così. Ma lo vedi che quando vuoi le idee ce le hai, lo vedi? Comunque, a me non mi interessa. La cosa importante è che questa campata unica ora costa un sacco di soldi. Certo. Caro mio, io ho rifatto i calcoli. Certo. E questa cosa costa un sacco di soldi. Ora, per autofinanziare il ponte, ci vorrebbe qualcosa. Certo. Tu che cosa hai pensato? Il casello. Casello autostradale? Certo. Sì, volendo il casello è un classico, eh? Va su tutto. E tu dove lo vorresti mettere questo casello? Ma niente, io metterei un casello all'entrata e li facciamo pagare, e un casello all'uscita e li facciamo pagare, tanto non possono tornare indietro. Sì, tornare indietro non tornano, sì. Però, caro mio, poi sei soggetto a critiche, eh? La gente arriva e ti dice il solito ponte, il solito casello. Ci vorrebbero degli incentivi. Tipo da mezzanotte alle 6 la donna non paga e l'uomo paga il 50%. Per il resto della giornata con la green card il turista entra, consuma liberamente, alla fine quando esce, lo mazzoleamo. Non viene il turista. No, viene. L'ho scritto fino a ieri, Giovanni Turista. Non viene il turista, che deve venire a fare il turista. Fino a vedere il ponte più lungo del mondo. Ormai non si vede più il ponte. Agente, con tutte queste palme nane, parla presto, c'erano le palme nane. Il turista ignorante non viene perché il turista si deve fermare per essere turista. Se no non è turista. Il turista per definizione si deve fermare, vede una cosa che gli piace, si ferma e diventa turista, fa la fotografia e se ne va. Ma se non c'è una cosa, lui passa, ignorante, e diventa passeggero. Ma se non le sai, ma tu dove eri quando io facevo turistologia? Dove eri? Facevo pontologia 2. Dove, lo so. Ma l'ho sdoppiato. L'hai sdoppiato, però non è così. Il turista per definizione si deve fermare. Ma non le sai queste cose, devi fermare a me. Ci siamo divisi i compiti, tu ti occupi dell'aspetto economico, io mi occupo di queste cose. Il turista si deve fermare, per definizione. Turista! Se no sarebbe turi-va! Quindi dici tu ci vuole un'attrazione? Io direi un bel monumento così lui... Un Luna Park? No, allora, va, questo Luna Park ogni volta va... C'è mio zio con la giostra, non so dove metterlo... Non ci posso fare niente, hai capito? Non il ci monumento, posso... il un monumento. Monumento. Una casetta da ristrutturare non ce l'hai? Non c'è. Tutte un cose... sobborgo antico, un villaggio di pastorizia? Non c'è. Una casa dove ha dormito Garibaldi? Cioè, secondo te Garibaldi ai tempi ha dormito sul ponte? Ma no! Ah no, Garibaldi ha dormito dovunque, è arrivato sul ponte, aveva l'insonnia e ha tirato dritto. Mica poi dice che uno si incazza. Ma che c'è? Cioè, dovunque, qui ha dormito Garibaldi, qui ha dormito Garibaldi, qua Garibaldi aveva premura. Poi dice che uno si incazza. Entra, che chi c'è? Io so. E perché suoni? Perché non c'ho il citofono. E tu chiama che io mi affare. Ai tempi di Garibaldi il ponte non c'era. Ma già se ne parlava però. Lo so. Non è colpa nostra. Vabbè, allora, non lo so, fai come vuoi, l'importante è che cosa è. Pronto? Per cortesia, senta, non è il momento opportuno. Mi chiami fra 5 minuti che non è il momento opportuno. Sì, figurati più, noi stiamo facendo il ponte. Chi è? Signora mia, non la sento bene, tra l'altro, per cui... non la sento bene, non si capisce niente. Se no te lo dicevo, non si capisce niente. È come se avesse un fazzoletto davanti alla cornetta. E parla. Senta, mi chiami... Ah, lei ha un fazzoletto davanti alla cornetta? E perché, mi scusi? Ah, per non farsi riconoscere. E allora giusto. Allora giusto, lo può tenere, mi dica. Che ci deve mettere la pietra, sennò non sente niente. Sì, sì, stiamo facendo il ponte. A lei che cosa serviva? Ma da mettere dove? Sul ponte? No, signore mio, non è possibile. Che cos'è? Mi scusi se le rido in faccia, che ma cos'è? Non è possibile. Io sto ridendo di che cuore. Che cos'è? Una pizzeria sul ponte! No, siamo pieni! Sono rimasti poi in piedi! Veramente! Il prossimo, quando facciamo Palermo-Genova, la teniamo in considerazione! Rido, ma non ce l'ho con lei, signore mio! Noi abbiamo fatto un turno, e tu, quindi lei evidentemente ha perso il turno! Turnover! Turnover! Non è...
Signore mio, non è lei, noi siciliani abbiamo impiegato una vita per capire che cosa significa una cosa pubblica. E quindi non è lei che me lo deve spiegare, va bene? No, mi scusi il tono, ma non è lei che me lo deve spiegare. Non è lei che mi deve spiegare che è una cosa pubblica, non è soltanto cosa mia, cosa sua, ma cosa nostra. Questa pizzeria gliela metto vista mare, va bene? Così lei è tranquillo, ma si figuri, va bene, arrivederci, va bene, grazie, grazie a lei, si figuri, sempre, sempre, sì, grazie di aver scelto noi.